Rieccoci, ben ritrovati, di bene in meglio. Il Foggia, dopo aver liquidato il Catania allo Zaccheria con un rotondo eloquente 5-1, ripete la manita, perché rispedisce a casa anche il Campobasso, il risultato molto simile, 5-2, e nella sua storia, praticamente solo nella stagione 31-32, il club rossonero, la formazione rossonera era riuscita a fare qualcosa di simile, cioè in due gare a realizzare complessivamente 10 gol. All'epoca accadde con l'Ascoli prima e la Ternana poi, curiosità, con l'identico risultato. Non è stato semplice però venire a capo del match con i molisani, e chi magari avrà visto i primi 45 minuti e non la ripresa, si sarà chiesto: ma come è possibile che questa gara sia finita poi in questo modo? Tutto possibile quando di mezzo c'è una formazione di Zdenek Zeman, già, perché la prima frazione di gioco, diciamola tutta, insomma, la formazione rossonera ha trovato più di qualche difficoltà ad entrare in partita. È vero, ha sbloccato il match dopo soltanto 4 minuti e pareva metterla in discesa la partita, però di fronte ha trovato un avversario che se l'è giocata a viso aperto e che nell'arco dei primi 45 minuti, anche sul piano dinamico del palleggio, della personalità, è stata superiore a Curcio e compagni. Tanto è vero che il primo tempo si è chiuso sul 2-1 per il Campobasso. Sembrava una giornata storta, ma con il Foggia di quest'ultimo scorcio di stagione è meglio non fare previsioni. 4 gol il Foggia aveva realizzato domenica scorsa contro il Catania, 4 ne ha realizzati nel secondo tempo con il Campobasso. Foggia che ha vinto ancora di goleada, venendo fuori alla distanza e dimostrando, insomma, di essere in un straordinario momento di forma, perché quel secondo tempo lo teniamo tutti ben stampato in mente. È stata una ripresa di dominio totale. Certo, il pari è arrivato subito in avvio, ha agevolato poi il percorso dei rossoneri, ma andatevi a rivedere con quale intensità, con quale voglia, con quanta applicazione il Foggia di Zdenek Zeman ha inseguito il risultato e la vittoria. Sì, è proprio un magic moment che va dilatandosi, dobbiamo dire, in questa seconda fase della stagione, soprattutto nelle ultime 10 gare di campionato, dove, pensate, il Foggia è la squadra che nel girone C ha realizzato più punti di tutti, anche del Bari, che sta per festeggiare il ritorno in Serie B. 21 punti totalizzati in questa striscia. Significa che il Foggia sta viaggiando ad una media di 2,5 punti a gara. Una proiezione che evidentemente mette adesso nella condizione la formazione rossonera di sperare di migliorare e di parecchio anche la sua posizione finale. Ed è quello che sinceramente più interessa, perché il Foggia lo vogliamo vedere sempre più nelle alte sfere del campionato. Grazie di essere stati con noi, se volete vi aspetto domani.